Nella preghiera che premettiamo alla riunione di comunità, il Signore ci ha ricordato che Lui è il Pastore. Due volte è venuta questa immagine incontro a noi, in Ezechiele 34 e in Luca 15. Gesù si presenta sempre come il vero pastore, le pecore sono sue, non sono di nessuno, il gregge è suo, non è di nessuno. Quelli che guidano le pecore, che hanno cura delle pecore, sono a suo servizio, possono compiere bene il loro servizio, lo possono compiere male, e il pastore a cui appartengono le pecore si lamenta del buon servizio o del cattivo servizio. Ma a prescindere dal servizio, la prima cosa che deve maturare in noi è il senso dell'appartenenza a Gesù. È Lui il mio pastore. Tu sei il mio pastore, Signore il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, mi conduce ad acque tranquille. Ciascuno di noi deve guardare al proprio pastore, che è Gesù, il quale conduce tutte quelle persone che si lasciano condurre, a prescindere che i pastorelli che hanno cura delle gregge siano buoni o siano cattivi. Il buon pastore non mancherà mai a condurre le pecore a lieti pascoli e ad acque tranquille. Potrebbe anche darsi che per l'incuria dei pastori ci siano montoni che impediscono alle pecore di andare ai piedi pascoli. Ci possono essere acque intorbidate, erbe calpestate. Però ricordiamoci che Gesù è il pastore e che alla fin fine lui comparirà, renderà giustizia a tutte le pecore. Alla pecora grassa, alla pecora magra, si prenderà cura di tutte le pecore, perché le pecore appartengono a lui. E allora bisogna avere questa fiducia nella presenza del pastore buono in mezzo a noi. E bisogna avere fiducia che la sua parola non ci viene mai meno, la sua grazia non ci viene mai meno. E che tante volte la dispersione delle pecore è incuria anche dei pastorelli, ma è caparbietà delle pecorelle quando se ne vanno a destra e a sinistra. Gesù è venuto per raccogliere le pecore disperse di Israele, e Gesù le raccoglie nella sua chiesa, le raccoglie nelle comunità, le raccoglie nei gruppi. Cerchiamo di lasciarci raccogliere dal Signore e di restare nelle comunità dove Egli ci ha collocati, sicuri che nelle comunità Egli non ci lascerà mancare né l'erba fresca né l'acqua necessaria per abbeverarci. Maturare questa coscienza che c'è il pastore in mezzo a noi, e che noi apparteniamo unicamente a Lui. Non ci sono pastori, e il gregge non è di questo o di quello, non ci sono piani da attuare. Il piano è quello del pastore, il pastore uno, il pastore supremo delle anime nostre, e a Lui che debbono rapportarsi le singole pecorelle,
e nessuno potrà rapire mai una pecora da lui, dalle sue mani, perché il Padre ha dato a lui il possesso delle pecore. Per cui dobbiamo sempre insistere su questo senso di appartenenza all'unico pastore e sulla fiducia che il buon pastore è sempre in mezzo alle sue pecore, non lascerà mai perire le sue pecore, andrà in cerca delle pecore lui. Necessario però che tutte le pecore si lasciano raggiungere da lui e si lasciano ricondurre da lui all'ovile, perché tante volte può succedere che le pecorelle se ne vadano lontano ed è difficile che esse ascoltino la voce del pastore, oppure può darsi che esse si nascondino per non farsi ritrovare, o anche ritrovate dal buon pastore, siano riluttanti a far ritorno. Preghiamo piuttosto il buon pastore che raggiunga con la sua grazia tutte le pecorelle e facciamoci zelanti nel collaborare col buon pastore per ritrovare le pecorelle sbarrite, per ricondurre tutti all'ovile, perché tutti abbiano la coscienza che questo pastore che ha dato la vita per noi li attende. Non dobbiamo così oscurare la figura del pastore in mezzo a noi, perché tante volte questa figura del buon pastore in mezzo a noi viene oscurata, viene obliterata. Invece dobbiamo credere che Gesù è l'unico pastore che è in mezzo a noi e che soltanto a Lui dobbiamo rendere conto della nostra anima, dobbiamo rendere conto di quello che facciamo. Se noi facciamo degli sgarbi, li facciamo a Lui. Se noi ci allontaniamo dal gregge, l'offesa la facciamo a Lui, non tanto a questo o a quello. Noi però dobbiamo essere solleciti gli uni degli altri e quando ci accorgiamo che qualche pecorella è sviata, dobbiamo ricondurla al buon pastore, cioè a Cristo Signore, non a questo, non a quello, ma soltanto a Cristo Signore, perché il pastore è Lui soltanto. Alleluia. La salvezza. Ci stai portando, oh Signore, verso la nostra salvezza, perché Tu sei l'amore in assoluto, oh Signore, e ami ognuno di noi di amore eterno, oh Signore. Tu, oh Signore, sei stato capace di portare noi pecorelle smarrite qua nel Tuo ovile, e ci stiamo conoscendo tra di noi, oh Signore, nel Tuo nome facciamo comunione, e nel Tuo nome ci amiamo, oh Signore, perché Tu hai purificato le acque che altri avevano sporcato, Signore, e dove noi bevevamo, oh Signore, non curanti della sporcizia che c'era, ma abbiamo visto, oh Signore, quello che bevevamo, e stiamo vedendo quello che Tu ora ci dai, acque pulite, oh Signore, che sgorgano dal Tuo costato. Grazie, oh Signore Gesù. Da un testo qui della sala di Matteo 7, 15, 20. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi con veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dei loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi,
né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere. Signore, tu ci avverti che ci possono essere pecore vere e pecore false, ci possono essere dei lupi vestiti da pecore in mezzo al gregge. Come facciamo, Signore, a riconoscere quelli che sono lupi vestiti da pecore e quelli che sono pecorelle? Si possono confondere perché tutti hanno le sembianze di pecore, tutti possono ingannare. E allora tu dici i frutti, guardate i frutti. Perché se il frutto è cattivo, l'albero è cattivo, quello che voi credete che sia una pecora è un lupo. Signore, noi dai frutti riconosceremo. Le sembianze ingannano, ma i frutti non ingannano. Signore, dove c'è amarezza, dove c'è dissidio, dove c'è rancore, dove c'è odio, ivi sicuramente c'è il maligno vestito da pecora. Dove allora la pecora buona? Dove c'è pace? Dove c'è misericordia? Dove c'è carità? Dove c'è amore? È dalla bocca che noi conosciamo le opere del cuore, i sentimenti del cuore, le parole amare, le parole menzognere, le parole di vendetta, le parole di odio. C'erano un cuore amaro, c'erano la presenza del maligno che si nasconde. Signore, fa che noi individuiamo chi sono i lupi e chi sono le pecore e non ci lasciamo sedurre. Tu, Signore, sei geloso delle tue pecore. Quante pecore sono state sviate da lupi che erano vestite da pecorelle mansuete, ma avevano un linguaggio di seduzione, un linguaggio falso. Hanno seminato odio, rancore, invidia, gelosia. Hanno imbrattato le erbe della pastura, hanno inquinato le acque. Signore, ti chiediamo di avere il discernimento. E dove noi vediamo odio, rancore, mormorazioni, ci allontaniamo, perché ivi c'è il demonio. E dove vediamo pace, gioia, serenità, ci avviciniamo, perché là ci sei tu. Dacci discernimento, Signore. Gloria e gloria a te, oh Signore. Ecco, Signore, vogliamo invocare il tuo nome, oh Signore Gesù. Vieni in noi, oh Signore Gesù. E lo facciamo con il canto 281. Yeah.
testo, Efesini 5, 6 e seguenti. Nessuno vi inganni con vani ragionamenti, per queste cose infatti piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia, verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlarne. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che è manifesto è luce. Signore, ti chiediamo di vedere chiaro, in modo che nessuno ci inganni con vani ragionamenti. Signore, ti chiediamo di camminare nella luce della verità, nella luce dell'amore, fa che non cediamo a vani ragionamenti, a comportamenti di alberi infruttuosi, ma invece portiamo frutti di bontà, di giustizia e di verità. Signore, ti chiediamo di darci il discernimento, perché noi possiamo camminare nella tua luce e non avere niente in comune con coloro che seminano zizzania, che seminano discordia, che seminano odio. Fa che non abbiamo nulla in comune, perché se partecipiamo alle loro opere di tenebra, noi siamo diffusori di tenebra in mezzo a noi. Fa che la carità verso il gruppo, verso gli altri fratelli, ci dia questo accorgimento di evitare queste persone, di emarginare queste persone che seminano le zizzanie in mezzo a noi, che disgregano il gregge, lo allontanano e intorbidano le acque. Lode e gloria a te, Signore. Signore, noi ti ringraziamo. Ecco, Signore... Signore, tu sei la porta. Chi entra per te, entra legittimamente, entro l'ovile. Ma chi sale dalla finestra è un ladro. Viene per la finestra per non farsi sorprendere. Ma chi è legittimo nel suo ingresso, entra per la porta. E tu che sei il guardiano e porti insieme, lo riconosci e lo ammetti. Il ladro invece entra di sotterfugio, si trova in mezzo all'ovile, si trova in mezzo al gregge, ma non viene per edificare, ma per distruggere, per aprire varchi al recinto e far uscire le pecore, per condurre le pecore dietro di sé e fare altro vile. Signore, ti chiediamo la vigilanza, perché nessuno entri per la finestra, nessuno entri facendo buchi nel recinto, ma tutti entrano per la tua porta. Tutti entrano legittimamente per te,
che non entra legittimamente attraverso te, costui è un ladro, un assassino. Signore, noi riconosciamo te unico pastore e vogliamo sottostare a te. Tu sicuramente avrai cura delle tue pecore, perché tu hai dato la vita per noi e continuamente dai la vita per noi, e sei pronto a dare la vita pur di salvare le tue pecorelle, ed è questo che ci dà sicurezza e consolazione. Lode e gloria a te, Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e seguono il pastore dovunque egli li chiama, perché riconoscono la sua voce. Ma se viene un estraneo, le mie pecore non lo seguiranno, perché non riconosceranno in lui la mia voce. Memorizzate la mia voce, in modo che quando vi sentite chiamare, riconoscendo la voce del pastore, seguiate il buon pastore ed evitate colui che è mercenario. Signore, tu ci chiami al riconoscimento della tua voce. Le mie pecorelle riconoscono la mia voce e mi seguono. Fa, Signore, che noi riconosciamo la tua voce. Tu dicevi ai farisei: per questo voi non mi ascoltate, perché non siete mia pecora. Chi non è pecora mia non conosce la mia voce e non mi segue, ma chi è pecora mia riconosce la mia voce, sa che sono io che li chiamo e mi segue. Signore, chi non appartiene a te non ti riconosce e non ti segue e non ti può seguire, perché non riconosce la tua voce. Per questo voi non mi seguite, perché non siete mia pecora. Signore, ti chiediamo di essere tua pecorella e di essere così abituata a sentire la tua voce che dovunque tu parli noi ci voltiamo e ti seguiamo. Lode e gloria a te, Signore. Sì, Signore, vogliamo chiedere soccorso al tuo Spirito Santo, Signore Gesù, in questo momento, perché possa purificare i nostri cuori per poter riconoscere la tua voce, Signore Gesù. Vieni, Spirito di Dio. Thank you.
redimi a noi arruani anonica. Narachimia nenine ruaieni anonimus. Muscidiano gila maiurodiano. Masharanita lontaro. Iaemia laradiana. Ritimiscia nagisio ieno arantio ro, ma ritimia sciancorenti allora mio, ma ritiscia rinti goria ne sciarà, talitia non sciro. Signore, tu dici, chi non raccoglie con me disperde. Signore, tu raccogli nell'ovile e c'è chi porta fuori dell'ovile. Tu hai detto, posso sentinelle sulle mie mura, quando vedete che qualcuno si avvicina e non suonata la tromba per avvertire il pericolo. Voi tradite il vostro mandato, tradite il mio gregge. Suonate la tromba quando vedete coppie di cavalieri che si avvicinano alle mura. Suonate la tromba e avvertite perché ci sia l'allarme dentro l'ovile. Signore mio Dio, chi non raccoglie con te disperde. Fa che siamo raccoglitori con te, fa che ti aiutiamo a raccogliere le pecore smarrite di Israele e vigiliamo che non ci sia nessuno che prenda le pecore e li porti fuori dell'ovile. Lode e gloria a te, oh Signore. Dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di cibo, beato quel servo che il padrone arrivando troverà al suo posto, al suo lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i riservi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi. Il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta, l'onore che non sa, e lo punirà con rigore, assentandogli così il posto tra gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose terribili e meritevoli di percosse, ne riceverà poco. A chiunque fu dato molto sarà chiesto da lui, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto da lui. Signore, tu ci hai fidato molto e molto chiederai da noi, fa che siamo fedeli e rimaniamo al nostro posto a lavorare, non neghittosi, non spantoloneggiando sugli altri, ma lavorando in attesa della tua venuta. Signore, tu ti rivolgi a tutti, ma soprattutto a quelli ai quali hai dato comando di custodire il tuo gregge e di lavorare nella tua casa. Signore, fa che tutti siamo servi fedeli nel posto che tu ci hai assegnato e lavoriamo in attesa della tua venuta. Lode e gloria a te, Signore.
O Signore, Tu che sei il buon pastore e noi le Tue pecore. Allora, fratelli e sorelle, Gesù ha detto le mie pecore. A me mi ha colpito questa parola. Già c'è l'appartenenza a Lui. O Signore, se siamo le Tue pecore. Vogliamo continuare questo atteggiamento di lode. Cantiamo, fratelli, al Signore. Ispiriamoci, oh Signore. Vogliamo veramente ispirarci a Te che sei il buon pastore. E per questo vogliamo cantare con il nostro spirito. È venuto questo testo che ci è stato consegnato attraverso una fanciulla nostra. Perché quelle piaghe in mezzo alle tue mani? Egli risponderà: queste piaghe le ho ricevute in casa dei miei fratelli. Insorgi spada contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo del Signore degli eserciti, percuoti il pastore e si dispersi il gregge, allora volgerò la mano sopra i deboli. In tutto il paese, oracolo del Signore, due terzi saranno sterminati e periranno.
un terzo sarà conservato. Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome ed io lo ascolterò. Dirò, questo è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Ecco, fratelli e sorelle, aspettate un minuto. È un testo che il Signore ci dà. Queste piaghe che noi vediamo in te, dove le hai ricevute? In casa dei miei fratelli, nel mio gruppo, dai miei fratelli. Percuoti il pastore e sarà disperso il gregge. E allora si avvererà quello che dice il Signore. Due terzi saranno sterminati, un terzo sarà conservato. Questo terzo sarà fatto passare attraverso il crogiolo, però una volta purificato come loro, invocherà il mio nome ed io lo ascolterò e dirò, questo è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Fratelli e sorelle, il Signore sottopone il gruppo a una profonda purificazione. Il Signore non mira il numero, ma mira la qualità. È chiaro che sarà percosso il pastore, e una volta percosso il pastore il gregge si disperde, però il Signore qui interviene, egli è il padrone del suo popolo, del suo gregge, ed anche che due terzi saranno dispersi, quel terzo che resterà sarà fedeli al Signore, sarà purificato dal Signore e il Signore abiterà in mezzo al suo popolo. Signore, ti chiediamo che quando verrà così percosso il pastore, tutto il gregge non si disperda, ma raccogli, Signore, il tuo gregge disperso e purifica il tuo gregge che ti è rimasto fedele, perché possa invocare il tuo nome e rimanere con te nella fedeltà e nella giustizia. Lode e gloria a te, Signore. Bene, quello che le volevo dire io era questo, era quanto aveva accennato la sorella circa le pecore e il buon pastore. Ecco, dal buon pastore partiva la luce, io lo faccio a mio modo, nel senso che sono un pittore e perciò vedo la luce secondo le teste delle pecore. Tutte le pecore venivano allusciate, ecco, sfiorate da quella luce, tutti quanti, si vedeva questo solco grandioso, un solco molto lungo, e delle pecore dietro di lui che venivano e venivano tutti quanti, però tutti sfiorati da questa luce immensa, da questo potere immenso che solo può venire solo da Dio. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Era quanto volevo dire. Io sono qui in mezzo al mio gregge e chiamo le pecorelle una per una. Le mie pecorelle sanno distinguere la mia voce e mi seguono. Quelle che non sanno cogliere la mia voce se ne vanno. Confermo con un versetto da Luca 12:32. Non temere, piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro di dare a voi il regno. Signore, noi ti ringraziamo e speriamo, Signore, di essere
quelli che fanno parte di quel terzo del tuo gregge che tu stai purificando, che tu stai provando al crogiolo, oh Signore, perché il nostro desiderio più forte è quello di essere nel tuo gregge, oh Signore. Purificaci, oh Signore, perdonaci, oh Signore, aiutaci, oh Signore. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Ora questa preghiera, con un'ultima parola che ci viene data dal Signore, nell'ultimo versetto di 35 di Isaia, ecco, essi ritorneranno, i riscattati dal Signore, verranno in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Grazie, Signore, perché tu alla fine trionferai. Tu sei il Signore che conduci le pecorelle, tu vai avanti a loro, apri le brecce e li porterai al luogo sicuro. Lode e gloria a te, Signore.